Rocco Galasso, il presidente. Volevo dirvi velocemente, come avete notato c'è la telecamera, ci sarà sempre a Potenza e riprenderemo tutte le lezioni, quindi per evitarvi di prendere appunti potete stare pure attenti a seguire i vari relatori. Inoltre le slide saranno pubblicate sul sito fgcbasilicata.it, quindi li avrete sempre a disposizione, ma per molto tempo, non soltanto per il percorso. Poi era doveroso salutare i miei condivieri, non li ho nominati. Però infatti per questo hanno abbandonato l'aula. Ringrazio anche per l'impegno, perché organizzare questo corso non è stato proprio facile. E poi devo ringraziare per l'impegno tutti quanti i dipendenti e i collaboratori del comitato, cioè che sono quelle persone che non vedete, ma che permettono poi di organizzare queste belle manifestazioni. Vai. Grazie Presidente. Io mi rifaccio un attimo all'ultima slide di Rocco. Molte volte voi, adesso con Rocco avete visto il ruolo del dirigente nel suo insieme, specificatamente in questa lezione, subito dopo nell'altra, andiamo a vedere le competenze all'interno di un club, come è organizzata. La base principale in un club resta la segreteria. Avere una buona organizzazione all'interno di un club fa guadagnare punti, magari non punti in classifica subito, però poi alla fine del campionato sono punti che vi rimangono, che vi servono. L'articolo 1, quante volte voi avete sentito, specialmente negli scandali di Calciopoli, negli scandali, l'ultimo scandalo di It Soccer e gli altri, il procuratore federale deferisce le società, deferisce i calciatori per violazione. Aumenta un po' il volume. Non mi sentite? Mi sentite? Allora, quante volte avete visto, avete sentito che il procuratore federale ha deferito in violazione all'articolo 1, che è quello che ha detto Rocco. Quando è una norma abulica, perché quando non hanno, adesso mi metto dalla parte dei dirigenti, quando non hanno come colpire, vi dicono che avete violato l'articolo 1, perché è una norma che comprende troppe, larga troppe cose. Il codice di giustizia sportiva, che lo farete nelle prossime lezioni, vi renderete conto che ha grandi lacune e che non è proprio un ordinamento preciso. All'interno della segreteria di un club, adesso lo vediamo, c'è la squadra, il team manager, la segreteria, la presidenza, il direttore sportivo, è sempre la segreteria. Come vedete la segreteria è sempre al centro di tutte e due le attività. La parte tecnica, prima squadra, settore tecnico, il team manager, la parte dirigenziale, quindi la presidenza e il direttore sportivo. Possiamo andare avanti. La segreteria di un club, come renderla viva? L'informazione, l'archiviazione, la registrazione, la gestione, l'analisi, la discussione. Avere le carte in regola, conservare le distinte, può essere una banalità, ma vi può tornare utile. Informare molte società, avrete l'occasione voi di avere in questo corso uno dei più bravi docenti italiani della scuola dello sport del CONI, nonché collaboratore della DISE,
che è il dottor Franco Morabito, che è presidente dell'UCI Toscana. Con lui farete comunicazione e marketing e vi renderete conto che vi dirà queste situazioni qua. Molti club hanno i siti, che è una cosa bellissima. Ora io capisco un club che non se lo può permettere e che non ce l'ha, e va bene. Ma se avete il sito bisogna farlo funzionare. Non è possibile, è brutto aprire un sito di una società e vedere che l'ultima informazione risale a 20 giorni fa o alla stagione precedente. Perché è la fotografia della società. Se ce l'avete, ripeto, non è obbligatorio averlo, ma se ce l'avete, sfruttiamolo. L'informazione, l'archiviazione dei dati. È bene avere per ogni giocatore, per ogni tesserato, per ogni collaboratore, una sua cartellina, con tutto quello che serve all'interno. La registrazione, la gestione delle attività, l'analisi e la discussione, confrontandovi con i collaboratori che avete, con gli altri dirigenti, perché non sempre le cose vanno bene. Fino a quando si vince va tutto bene, nel momento in cui non si vince iniziano i problemi. I focolai bisogna spegnerli subito, perché poi a lungo andare, se esplodono, fanno male. Possiamo andare avanti, Maurizio, grazie. La segreteria di un club, il protocollo della posta elettronica in archivio, la PEC, tutta la posta PEC andrebbe protocollata. La logistica, il settore giovanile, il tesseramento e le licenze, che i dilettanti non ce l'hanno, secondo me si arriverà anche alle licenze per dilettanti. Però ancora ci vuole tempo. Però voi sapete che dalla Lega Pro in sopra ogni società deve essere in regola, deve ottenere la licenza nazionale in Lega Pro e in Serie B per essere ammessa al campionato. Senza la licenza nazionale non possono essere ammesse in Lega Pro o in Serie B. In Serie A serve la licenza UEFA, ma attenzione, per completezza di informazione, la licenza UEFA serve anche, faccio l'ipotesi, al Crotone che era neopromosso di quest'anno, perché all'inizio del campionato non sapete se il Crotone, perché aveva fatto le cose bene, poteva arrivare in UEFA, e quindi a loro serviva la licenza UEFA per essere ammessi al campionato. Al centro di tutto, come vedete, continua a esserci il segretario, la segreteria generale. Che cosa fa la segreteria? Gestisce le informazioni, gestisce l'organizzazione, la burocrazia, gestisce, organizza, gestisce tutto quello che c'è all'interno di una società. Poi andremo a vedere com'è strutturata la settimana. La segreteria di un club fa il tesseramento, i rapporti istituzionali, il direttore sportivo, il presidente e gli agenti di club. Ma qualcuno mi può dire, ma gli agenti parlano col direttore sportivo? Sì, ma i moduli, i tesseramenti, le relazioni, i contratti, poi li fate voi. Andiamo avanti. La segreteria di un club è il team manager. Due funzioni spesso che nelle società piccole li fa la stessa persona. Disciplina agonistica, i rapporti di gara, la logistica per quanto riguarda i viaggi, le trasferte, le relazioni delle strutture, l'amministrazione e acquisti, la casa e le registrazioni contabili. Noi abbiamo, come società, io faccio parte della ZP Cerno, abbiamo avuto un contributo della Regione che però ci ha chiesto le fatture precedenti pagate, cioè non solo le fatture, ha voluto sapere il riscontro dei pagamenti. Fortunatamente noi avevamo Maurizio Calabrese e Michele Quagliano che nella segreteria del club avevano tutto e avevano archiviato bene le cose lo scorso anno, gli anni passati, e il problema non l'abbiamo avuto di presentare tutta la documentazione per avere il contributo. Ma se mancava un pezzo, una pezza d'appoggio,
il contributo era a rischio e sapete che i soldi sono l'anima del commercio, ma in questo caso sono l'anima delle società sportive. Che cosa fa? Tra maggio e giugno si organizza il ritiro estivo, si organizzano le visite mediche, si verifica lo stato delle attrezzature e forse si va in ferie. Luglio e agosto il ritiro, l'accoglienza e l'integrazione dei calciatori, la normale attività agonistica da settembre ad aprile o da settembre all'inizio di maggio. Come distribuiamo la settimana lavorativa di una segreteria? Il lunedì la giornata libera, il martedì la ripresa degli allenamenti, la verifica dei comunicati ufficiali, che in questo caso per voi è il mercoledì, il rapporto di condizioni fisiche dei calciatori, se un calciatore è infortunato, se ha bisogno di essere visitato, se ha bisogno di fare radiografie. Il mercoledì iniziamo a pensare alla trasferta. E di solito, essendo una doppia, c'è il pranzo con la squadra, perché il mercoledì di solito fanno doppio, il giovedì la consegna del programma settimanale, e nelle società professionistiche, e secondo me, noi l'anno scorso siamo state una delle poche società in trasferta a San Severo ad avere il controllo antidoping. Le società però professionistiche hanno l'obbligo il giovedì, entro le ore 12, di mandare il programma degli allenamenti settimanali e soprattutto se hanno giocatori infortunati devono dire all'antidoping dove sono ogni momento della giornata reperibili, perché possono fare il controllo a sorpresa. E quindi se un giocatore è infortunato e si va a curare a New York, la segreteria del club deve dire che è a New York in tale posto. Se non lo fate, io vi auguro di arrivare nelle società professionistiche, se non lo fate ci sono le sanzioni subito. Il venerdì la consegna dei moduli di richiesta dei biglietti dei calciatori. Nel dilettanti ancora riusciamo a gestire, secondo me arriveremo anche qua a gestire il nominativo. Nelle società professionistiche il venerdì obbligatoriamente dovete dare i nominativi, perché le questure devono passare al vaglio. In Serie D vi posso dire che ci stiamo arrivando, perché quando andiamo in trasferta hanno i volumi ormai dei DASPO delle persone, quindi quando facciamo gli accrediti ormai vogliono nome, cognome, luogo e data di nascita. Il sabato, ritiro e rifinitura, la consegna dei biglietti ai giocatori, la gara e il rientro in sede. Se andiamo avanti, la segreteria nell'organigramma del club, c'è la proprietà, la segreteria, l'ufficio legale, l'ufficio del personale, la comunicazione, TV, siti web, stampa. Come vedete sono tutti collegati, ma a capo di tutto c'è la segreteria. Manca tra la proprietà e la segreteria la direzione generale, che molto spesso nei club c'è, o prendiamo il caso della Juventus, c'ha una direzione generale e una direzione sportiva. Prendiamo il caso di una società piccola, naturalmente non hanno i doppi ruoli all'interno della società. Spesso, come diceva prima Rocco, il dirigente è tutto fare, dal magazziniere al giardiniere, dal direttore sportivo all'addetto all'arbitro. Andiamo avanti. I riferimenti normativi li vedrete successivamente. Andiamo avanti. La segreteria, quindi il settore tecnico, la FIGC, la Lega, con la FIFA, i rapporti col TAS, la UEFA e tutto il resto. Io mi fermo, non perché ho finito, perché dopo questa slide, la segreteria e la giustizia sportiva, prima di andare dentro la segreteria e la giustizia sportiva, passo la parola a Leonardo Greco, che vi farà gli aspetti normativi del diritto sportivo, e vi introdurrà poi alla giustizia sportiva e il resto che continuerò io dopo. Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, io introdurrò quelli che sono un po' le linee guida del diritto sportivo, quindi un'infarinatura su ciò che il diritto sportivo va a, diciamo, diramare nei vari settori, come sono quelli a livello internazionale, il CONI o il CIO, e via dicendo nei vari settori. Allora, il diritto sportivo, diciamo che si è ritagliato nel tempo un ruolo fondamentale nel panorama giuridico italiano e non solo, dopo quella che è stata la data del 2006 e quindi la vicenda di Calciopoli. Abbiamo tutti notato come l'attenzione mediatica si è focalizzata su quella che non è più il calcio giocato sui campi, bensì su quella nelle aule di giustizia. Dobbiamo dire che il diritto sportivo va a definire quello che è il mondo sportivo come un ordinamento autonomo ed indipendente. Questo che cosa significa? Che l'ordinamento sportivo è munito di propri organi, di propri statuti e di propri regolamenti che vanno quindi a regolare la giustizia sportiva. La dottrina, quindi quella che è la teoria del diritto sportivo, ha suddiviso quelle che sono le controversie della giustizia sportiva in quattro rami, ovvero il diritto sportivo, nel momento in cui si trova davanti a questioni giuridiche, va a affrontare giustizia di tipo tecnica, possiamo andare avanti, sono quattro, quindi come vedete, la giustizia di tipo tecnica, disciplinare, economica ed amministrativa. La prima, quella tecnica, è quella che va a mirare e a garantire quella che è il corretto svolgimento delle competizioni a livello internazionale e nazionale. Quindi troveremo le norme che vanno a regolare appunto le competizioni. Nel secondo caso, quella disciplinare, è quella che tende a risolvere le controversie di tipo punitive verso violazioni di norme federali e via dicendo. La terza, che è quella economica, è quella che troviamo tra pari identità, ovvero nel momento in cui ci sono controversie di tipo economiche tra due società oppure tra una società e l'atleta. Dobbiamo dire in questo caso che però le federazioni fanno una parte di terzo rilievo, quindi vengono un attimo accantonate rispetto a quello che è la figura atleta-atleta oppure società-atleta. Nel quarto caso, la giustizia amministrativa è quella che va a focalizzare il proprio punto sui tesseramenti dell'atleta e diciamo che è quella un po' meno di rilievo rispetto alle altre tre, ovvero quella che non comprende così tanti aspetti come le altre. Se vogliamo andare avanti, troviamo appunto le fonti del diritto. Cosa sono le fonti? Sono intese come quegli atti che sorgono nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a norme giuridiche. Quindi troviamo fonti di tipo pubblicistiche e fonti di tipo privatistiche. Se vogliamo andare avanti, il sistema sportivo, quindi l'ordinamento sportivo, si divide in sistema sportivo internazionale per poi andare avanti con, diciamo, da livello internazionale fino al nazionale, regionale, locale. Troviamo nel sistema sportivo internazionale, come tutti sapete, dobbiamo immaginarlo come un sistema piramidale, dove alla propria punta, quindi al proprio cardine, c'è il CIO, che è il Comitato Internazionale Olimpico. Il CIO poi va appunto a diramarsi nei vari comitati nazionali, che sono il CONI, nel caso dell'Italia. Quindi dobbiamo dire che queste sono organizzazioni che tendono a organizzare, a assicurare ad assicurare quelle che sono le competizioni di tutti gli sport, dal basket, calcio, qualsiasi sport. Passando poi a quelli che sono gli organi di tipo nazionale, come il CONI, dobbiamo dire che queste poi hanno delle successive organizzazioni, come sono la FIGC, ad esempio. Il CONI si occupa a livello nazionale di tutti gli sport
e poi a sua volta la FIGC si occupa, appunto, data la potenza dal CONI, del mondo del calcio. Dobbiamo dire che tra il livello internazionale e quello nazionale poi troviamo un livello intermedio, che è quello ad esempio di livello continentale come la UEFA, no? Abbiamo visto che appunto la FIFA si occupa del calcio a livello internazionale, la FIGC a livello nazionale, e poi appunto a livello intermedio troviamo la UEFA, che è quella continentale. Questi sono praticamente gli aspetti in generale che il diritto sportivo può avere. Ovviamente nel corso tratteremo molto più approfonditamente quelle che sono le linee guida. Questo appunto è solo un'infarinatura sui temi che un dirigente sportivo dovrebbe conoscere. Quindi, a parte carte federali, qualsiasi cosa di tipo giuridico o controversie, c'è anche da conoscere come è organizzato un sistema sportivo, quindi dal livello internazionale fino a poi arrivare a quello locale, che è quello dove ci troviamo noi, che è il sistema dilettantistico. Vi ringrazio per l'attenzione.